Ebbene a tutti i pochiotti, chi vi parla è il professore The Wolf e benvenuti in questo nuovissimo video. Come potete vedere, oggi ci troviamo in questo, diciamo, primissimo video di uno dei giochi che io amo di più. Sto parlando di Bioshock. Sicuramente vi starete chiedendo come mai stai portando Bioshock, visto che tu già Bioshock lo stai portando sul canale. Beh, il fatto è che il Bioshock che ho portato fino ad ora, quando mamma e papà mi misero su un aereo per andare a trovare mio cugino in Inghilterra, mi dissero: il Bioshock figlio, che sto portando speciale, fino ad ora era in inglese. Sapete una cosa? Avevano ragione. E quindi diciamo che io avrei voluto portarlo in italiano, ma con quel Bioshock potevo portarlo solo esclusivamente in inglese. Quindi che ho fatto? L'ho cercato in italiano, ho trovato la versione del gioco in italiano, ma è la remastered. Ho detto vabbè, fa niente, porto la remastered di cosa. E quindi quella serie che stavo portando si conclude lì e noi ricominciamo con questa nuova serie. Come sempre, prima di iniziare vi invito a iscrivervi al mio canale, ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati, a passare su tutti i miei profili social che come in ogni video trovate in descrizione, a commentare, a condividere i video e a passare sul canale dove troverete tanti nuovi video. Ok, andiamo lì. Sì, vabbè. Mi sa tanto che è stato qualcosa lì a colpirci. Sono di vittoria, soltanto l'uomo, sì. E noi ci crediamo, guarda. Atmosfere, invece qui vediamo qualche cosa. 18 atmosfere, va bene. Sono Andrew Ryan e sono qui per porvi una domanda. Un uomo non ha diritti sul sudore della sua fronte? No, no, dice l'uomo di Washington. Appartiene ai poveri. No, no, dice l'uomo in Vaticano. Appartiene a Dio. No, dice l'uomo di Mosca. Appartiene a tutti. Io rifiuto queste risposte. Piuttosto scelgo qualcosa di diverso. Scelgo l'impossibile. Scelgo Rapture. La famosa città sott'acqua. Che poi anche in Atomic Earth si era pensato a questa idea qui della città sott'acqua. Che poi, raga, non per male, ma se continuiamo così fra qualche decennio, così fra 10 anni, qualche cosa di più, qualche roba del genere potrebbe capitare. Visto che già si stanno pensando di costruire in punti in cui non ci sia cosa, di costruire delle cose. Non so, fare le tue fiamme. Sembrerebbe un incidente aereo. Passiamo nel bel mezzo dell'oceano Atlantico, come. Un attimo.
come fai a sapere che sta arrivando qualcuno? Di cosa stai parlando? Scherzi! Che c'è una batisfera in discesa significa che abbiamo compagnia. Stronzo. Ok. Qualcuno di nuovo. Vabbè, Davide, sei andato a farsi felice. Sapete che dalla versione inglese sembra molto più diversa, cioè dalla cosa che ho provato finora sembra molto più diversa. Sì, che però che c'è la E, meglio utilizzare la F. Personalizza comandi, sì. Ecco qui. Che medico con M. Questo qui con la F. E questo con l'H. Ok, salva. Conferma. Indietro. Vai. Ok, ragazzi, hai problemi, te lo dico. Oh no.
questo piccolo pesciolino sembra letteralmente esploso. Chissà se c'è ancora dell'Adam nel suo corpo. Sentito? Filiamo. Fifone, sei un coniglio. Per questo pesciolino non vale la pena provocare un Big Daddy. Codardo, come sempre. Il tuo paparino metallico non ti salverà, pesciolino. Ti vedrò galleggiare nell'oceano. Pezzo di merda. Ciao. Questi sono fatti diversi, cioè sono fatti in maniera migliore. Guarda, mi sta fuori. È un raggio. Vedo la luce che esce dal suo stomaco. Aspetta un attimo. Va bene, so che presto anch'io sarò un angelo. Mister Polla, perché hanno dovuto doppiare il Mister Polla? Il primo plasmide è sempre una bella botta, ma non c'è niente come un pugno di fulmini, dico io. Cioè, si chiamava Mr. B, era perfetto, non Mr. Bolla. Cioè, ha colpito un edificio e poi ha colpito il coso. Cavolo. Aspetta, questo sta accadendo prima e non... Perché non sei qui? Perché è oggi e non allora, quando eri calda, dolce? Perché?
perché la mamma non può stringerti al seno e sentire i tuoi denti. No. Che ti potevo aspettare? Da un pazzo che ammazzava i cuccioli. A volte hai esagerato, Brent. Pensi che sia un idiota? Faccia quello che mi pare! Per cortesia, potresti abbassare quell'arma per un minuto? Credi che sia una bambina quella là sotto? Non farti fregare. Ora è una sorellina. L'hanno preso e trasformato una dolce ragazzina in un mostro. Qualunque cosa tu abbia imparato in superficie su ciò che è giusto e sbagliato, non ha valore qua giù a Rancher. Le sorelline trasportano l'Adam, il materiale genetico che olia gli ingranaggi di Rancher. Tutti lo vogliono, tutti ne hanno bisogno. Sono accaduti anche quelle tutte. Quello è il Big Daddy. Lei recupera l'Ada. Lui la protegge. Premi P per salvare la partita. Ok. Seleziona la partita, sì. Ok, ma sta fatta la partita. Sentendo. Se vedi un ricombinante in acqua, colpiscilo con elettroscarica. Letteralmente un colpo di... Allarme di sicurezza in corso. Wow.
vuoi chiamare gli sbirri? Ultimamente fate giro. Padiglione medico. Va bene, Vocchiotti, spero che questo primo episodio, questo primo nuovo episodio di Bioshock vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a lasciare un commento e un mi piace. Come sempre vi invito anche a passare su tutti i miei profili social, che come in ogni video trovate in descrizione. Come sempre vi invito anche a commentare e condividere il video e a passare sul canale dove troverete tanti nuovi video. E vedrò domani di buttare qualche altro nuovo contenuto, ok? Va bene, Vocchiotti, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!